lunga serie di atti di protesta. Il piano per provare a ripartire è sicuramente duro, ma il nuovo amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena ci crede. Ora deve trovare 5 miliardi, ma intanto incassa un atteggiamento non negativo da parte dei sindacati. Chiusura di 500 filiali sul territorio, 2.600 esuberi, spostamento sempre maggiore di molti dipendenti al settore commerciale. È una pesante cura dimagrante quella inserita nel nuovo piano industriale del Monte dei Paschi di Siena, approvato dai soci all'unanimità. Il costo del personale scenderà del 9% a 1,5 miliardi nel 2019, ma avverrà attraverso il turnover e l'attivazione del fondo di solidarietà. I 27 miliardi di sofferenze verranno ceduti a una struttura esterna per alleggerire il bilancio e tornare a un utile superiore a 1,1 miliardo di euro in 3 anni. Per il rafforzamento di capitale, che necessita di un aumento fino a 5 miliardi, verrà convocata un'assemblea straordinaria il 24 novembre e il neo amministratore delegato Morelli si dice ottimista. Sì, abbiamo apertura a considerare e a valutare qualunque tipo di proposta che venga fatta nell'ottica di rafforzare e stabilizzare la banca. Piano difficile ma ricco di buona intenzione per Romani della First CISL, un percorso né facile né agevole per Masi della Wilca, esodi volontari e nessuna esternalizzazione, chiede la CGL. Di buon auspicio le nuove assunzioni promesse per la Fabi. Abbiamo da gestire circa 2.900 esuberi, 1.400 del vecchio piano industriale e 1.500 del nuovo, e lo faremo soltanto attraverso prepensionamenti volontari. Il titolo dopo la presentazione del piano è volato sulle montagne russe a Piazza Affari con scambi intensi per cui è passato di mano l'11,8% del capitale. In chiusura però il calo è stato del 15% con un valore del titolo a 0,29 euro per azione.